Un minuto di silenzio. Così il Consiglio metropolitano ha reso omaggio, mercoledì 24 maggio, alle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna, in occasione della giornata di lutto nazionale proclamata dal Consiglio dei Ministri. È giusto dare una mano, lo facciamo sempre, in questo caso più che mai. Adesso sentiremo la relazione e comunque cercheremo anche appunto di incoraggiare chi è giù a lavorare. Mi permetto di cogliere questa occasione, Sindaco, per ringraziare tutti i volontari che si stanno adoperando di tutti i 103 comuni di città metropolitana, i volontari che sono sul posto, i volontari che hanno dato la disponibilità. Devo dire che il tempo di reazione da parte di tutti alla chiamata è stata veramente tempestivo. Il Consiglio metropolitano si è collegato in diretta streaming con i volontari della Protezione Civile della città metropolitana di Milano, impegnati da giorni nell'assistenza delle popolazioni alluvionate. Diciamo che tendenzialmente ci si sveglia presto, alle 6, colazione organizzata dalla struttura di coordinamento qua sul posto di Regione Lombardia, e diciamo che per le 7:30 circa si lascia il campo base per raggiungere il luogo delle operazioni. La squadra sta operando in questo punto dove abbiamo terminato da poco lo svuotamento dei box e stanno aiutando tutti i cittadini, che anche qui ci sono tantissimi volontari civici, quindi cittadini e altri a supporto. Si sta dando una mano con tutta l'attrezzatura pesante a sgombrare la strada, quindi viene caricata sull'autocarro con il cassone ribaltabile e tramite il bobcat si va poi a ripulire un po' le strade. Questo è un po' l'attività che stiamo facendo, ci alterniamo tra svuotamento, sgombro e rimozione del fango. Comunque grazie a tutti noi, non ti rubiamo altro tempo. Grazie a voi. È più prezioso anche del nostro. Grazie, buon lavoro. Grazie mille, Mattia. Grazie.